Allora, riscriviamo un'altra volta le formulette che ci danno la tensione normale e la tensione tangenziale, che in realtà è appena cancellata. E quindi noi diciamo abbiamo un versore n che ovviamente deve avere norma unitaria, va bene? La tensione normale sigma n l'abbiamo definita come la sigma applicata su n punto scalare con n, va bene? Poi abbiamo la tensione tangenziale tau n, che è uguale a tutta la tensione t meno la sigma n per n. Bene, ricordiamoci anche l'espressione della t, l'espressione della t ovviamente è sigma applicato su n, ok? E bene, facciamo così. Immaginiamo di rappresentare la sigma su un sistema di direzioni principali di tensione. Se abbiamo a disposizione un sistema di direzioni principali di tensione, la sigma è rappresentata così. Sigma è uguale sigma 1, 0, 0, 0, sigma 2, 0, 0, 0, sigma 3. Bene. Per prima cosa che facciamo è quella di calcolarci per esempio la tensione. Allora, la tensione T la riscrivo, T è uguale a sigma applicato su n, quindi faccio la sigma in questa matrice 0, 0, 0, 0, sigma 2, 0, 0, 0, sigma 3 applicata sul versore n1, n2, n3. E ovviamente il risultato di questa operazione è veramente molto semplice, basta fare come al solito riga per colonna, riga per colonna, riga per colonna, e otteniamo il vettore tensione che sarà sigma 1 n1, sigma 2 n2, sigma 3 n3. Ok? Allora possiamo calcolare la sigma n. La sigma n, abbiamo detto, altro non è che la t scalare n. Questo sarebbe la t, sigma applicato su n è la t, t scalare n. Okay. E quindi dobbiamo fare questo vettore ancora moltiplicato per, in maniera scalare per n. Quindi abbiamo questo vettore fatto così, sigma 1 n1, sigma 2 n2, sigma 3 n3, in prodotto scalare con n1, n2, n3, e facciamoci un po' di conti che dovremo fare. Questo per questo, più questo per questo, più questo per questo. Quindi ci verrà questa espressione, sigma 1 n1 al quadrato più sigma 2 n2 al quadrato più sigma 3 n3 al quadrato. Va bene? A questo punto possiamo anche calcolarci la tau n. La tau n sarà questo vettore t, cioè questo vettore qui, bene, meno la sigma n per n, ok? E sarà un vettore, scriviamo anche questo, tau n è uguale a t, beh, l'abbiamo già scritto in due posti, scriviamo t meno sigma n per n, ok? E questa che cosa è uguale? T è questo vettore qui, ok? Sigma 1 n1, sigma 2 n2, sigma 3 n3, meno sigma n, che è questa espressione qua, quindi meno sigma 1 n1 quadro più sigma 2 n2 quadro più sigma 3 n3.
carica, N1, N2, N1. Bene. Di questo vettore tau n, in realtà noi vogliamo calcolare la norma, cioè la sua lunghezza. Allora, la norma di tau n è uguale a... Anzi, facciamo così, calcoliamo la norma al quadrato di tau n. Bene. E guardate, la norma di tau n al quadrato la chiamiamo direttamente tau n quadro, senza la strisciolina sotto per dire che è uno scalare, è la sua norma, non è il suo vettore, è il vettore. E la norma del vettore tau n sarebbe il vettore tau n in prodotto scalare con se stesso, E a che cosa è uguale? Studiamo, è uguale a t meno sigma n n in prodotto scalare di nuovo con se stesso. Bene. E allora questo è uguale a t prodotto scalare se stesso, t scalare t, ok? Poi abbiamo più sigma n n scalare sigma n n, significa sigma n al quadrato, che moltiplica n scalare n, ma n scalare n fa 1. Bene. Poi abbiamo t scalare sigma nn con il segno meno, quindi meno t scalare sigma nn, e poi abbiamo anche ancora un meno sigma nn scalare t, che è la stessa cosa, quindi due volte la stessa cosa. Allora, questo è uguale a, lasciamo ancora t scalare t, più sigma n al quadrato, meno, lo abbiamo qui, abbiamo t scalare n, tutto moltiplicato per sigma n, t scalare n, che cos'è? T scalare n è di nuovo sigma n, quindi qua c'è un sigma n al quadrato. Quindi qua c'è un meno 2 sigma n quadrato. Ok? Il che significa che questo meno questo fa meno sigma n quadrato. Ok, ci siamo. Ho detto facciamo t scalare t, e per fare t scalare t ricordiamoci l'espressione di t. Bene, quindi dobbiamo fare questo vettore in prodotto scalare con se stesso. Quindi significa questo al quadrato più questo al quadrato più questo al quadrato, lo scriviamo esplicitamente, quindi avremo è uguale a sigma 1 al quadrato n1 quadro più sigma 2 al quadrato n2 quadro più sigma 3 al quadrato n3 quadro meno sigma n. Bene, ci siamo? Ok, abbiamo scritto questa equazione, adesso rimettiamo un attimo un po' in ordine. Cominciamo con questa. La prima richiesta che abbiamo fatto è che stiamo ragionando su un piano di normale n. N deve essere un versore, va bene? Quindi per essere n un versore, la norma di n deve essere uguale a 1. La norma di n in esplicito significa n1 al quadrato più n2 al quadrato più n3 al quadrato uguale a 1. Va bene?
La seconda cosa che abbiamo calcolato poi è stata la tensione normale, la sigma n. Bene. E la sigma n ci veniva esattamente questa espressione. Quindi riporto questa formula qui. E quindi scrivo che sigma 1 n1 al quadrato più sigma 2 n2 al quadrato più sigma 3 n3 al quadrato deve essere uguale a sigma n. Ed infine abbiamo calcolato il modulo della tensione tangenziale, oltre alla tensione normale anche la tensione tangenziale associata a una certa n. E questa, il modulo al quadrato della tensione tangenziale, c'era data da questa espressione qui. Ok, riporto anche questa. Avrò sigma 1 al quadrato n1 quadro più sigma 2 al quadrato n2 quadro più sigma 3 al quadrato n3 quadro è uguale a tau n quadro più sigma n quadro. Questo lo possiamo vedere come un sistema di equazioni in cui sostanzialmente possiamo scriverlo così: 1, 1, 1, sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 1 quadro, sigma 2 quadro, sigma 3 quadro, che moltiplica n1 quadro, n2 quadro, n3 quadro, è uguale al vettore 1 sigma n tau con n quadro più sigma n quadro. E lo possiamo vedere con un sistema di equazioni come se fosse nelle incognite n1 quadro, n2 quadro, n3 quadro. Vedete? Questa matrice ha una forma molto particolare, va bene? Si chiama la matrice di Van der Monde e sostanzialmente è fatta con una riga, in realtà quella era la trasposta, ma è la stessa cosa, una riga in cui, come dire, ogni riga è uguale agli elementi elevati a potenze diverse. Immaginate di vedere sempre sigma 1, sigma 2, sigma 3, la generica riga, elevata a una certa potenza. Se la riga è la iesima, ha la potenza iesima, meno 1. Quindi nella prima riga avremo sigma 1, sigma 2, sigma 3 elevati a 1, meno 1, cioè alla 0. E ovviamente avremo 1, 1, 1. Bene. Nella riga 2 ci avremo sigma 1, sigma 2, sigma 3 elevati alla 2 meno 1, quindi alla 1, sigma 1, sigma 2, eccoli qua. E qua invece stanno i quadrati, e così via. Si ferma qua in questo caso, è una matrice 3 per 3. Bene. Allora possiamo vedere queste equazioni come appunto un sistema di equazioni nelle incognite n1 quadro, n2 quadro, n3 quadro. Ok? E lo possiamo risolvere. Beh, vi dico direttamente la soluzione, naturalmente. Non è che lo dobbiamo fare a parte. N1 quadro è uguale
Naturalmente immaginiamo che i valori di sigma 1, sigma 2 e sigma 3 sono i tre valori principali di tensione, bene? E in particolare li abbiamo organizzati in questo modo, cioè che sigma 1 è maggiore di sigma 2 e maggiore di sigma 3, ma immaginando che sono tutti diversi fra di loro. Bene. D'accordo? E questa è la sigma, la n1 al quadrato. La n2 al quadrato è data da questa espressione. Tau con n quadro più sigma con n meno sigma 1 sigma con n meno sigma 2. Per il denominatore c'è sigma 2 meno sigma 1 sigma 2 meno sigma 3. E infine, risolvendo sempre questo sistema di equazioni, la n3 al quadrato è data da tau con n quadro più sigma n meno sigma 1 sigma n meno sigma 2 sigma 3 meno sigma 1 sigma 3 meno sigma 2. Bene. Naturalmente qui n è generico, cioè stiamo considerando una qualsiasi dimensione dello spazio. Bene, n è generico. Benissimo. Facciamo così, scegliamo una n un po' meno generica, un po' particolare, e cioè una n tale che abbia la prima componente n1 uguale a 0. Va bene? Il che significa che se per esempio la direzione 1 è questa perfettamente verticale, per esempio, stiamo pensando tutte le normali che abbiano solo componenti lungo 2, 3, quindi che stanno ruotando in un piano. In questo modo, questa direzione ci fornisce, come dire, è associata ad un piano che possiamo scegliere come vogliamo facendolo ruotare intorno all'asse 1. Ok? Quindi stiamo scegliendo le normali che sono le normali ad un piano, a piani che formano una stella di piani intorno all'asse 1. Ok? D'accordo? Allora, in questo caso che deve accadere? Deve accadere che n1 è 0 e naturalmente anche il suo quadrato ancora 0 sarà. Ok. Allora, se n1 quadro è uguale a 0 vuol dire che il numeratore di quell'espressione deve venire uguale a 0. Quindi abbiamo che tau n quadro più sigma n meno sigma 2 che moltiplica sigma n meno sigma 2. Tutto questo deve essere uguale a 0.
questo possiamo fare qualche piccolo passaggio. Questo lo possiamo scrivere come tau n quadro. Questo è un sigma n quadro, lo vedete? Poi abbiamo il sigma 2, sigma 3, anche questo col più. E poi abbiamo sigma n che moltiplica meno sigma 3 e sigma n che moltiplica meno sigma 2. E quindi lo scriviamo come meno sigma n che moltiplica sigma 2 più sigma 3. Ci siamo. L'espressione è questa, è corretta. Sì. Facciamo così. Aggiungiamo e sottraiamo la stessa quantità. In particolare aggiungiamo un quarto di sigma 2 più sigma 3 al quadrato e sottraiamo un quarto di sigma 2 più sigma 3 al quadrato. Bene. Allora, che cosa otterremo? Tau n quadro, va bene. Uno di questi due quarti, d'accordo? Per esempio, questo qui. Allora qua ci abbiamo meno questo qui, lo possiamo pensare come, ve lo faccio in maniera diretta, come un mezzo tutto quanto al quadrato, ok? Senza fare un altro passaggio, la stessa cosa, d'accordo? Tutto quanto al quadrato. Allora guardiamo bene un attimo questa espressione, noi abbiamo questo sigma n quadro, poi abbiamo questo termine qui e poi abbiamo inserito questo. Guardate sigma 2 più sigma 3 come se fosse una quantità, che so, A, una quantità. Quindi abbiamo sigma n quadro meno sigma n per A, più un mezzo di A al quadrato. Vedete? Allora, questo altro non è che il quadrato di sigma n meno un mezzo di sigma 2 più sigma 3. Sigma n quadro. Poi abbiamo il quadrato di questo, eccolo qua. Poi quando facciamo il doppio prodotto, ovviamente il mezzo se ne va e ci va sigma n col segno meno, eccolo qui. Quindi abbiamo messo questo, questo, questo. Ci rimane questo termine e quest'altro termine. Bene. E facciamo così, questo termine lo mettiamo così com'è, più sigma 2, sigma 3. E questo qui apriamo il quadrato, apriamo il quadrato, quindi ci verrà meno un quarto sigma 2 al quadrato più sigma 3 al quadrato più 2 sigma 2 sigma 3. Bene, allora descriviamo un po' tutto, qua abbiamo la tau con n quadra, qui abbiamo la sigma con n meno un mezzo sigma 2 più sigma 3 tutto al quadrato. E adesso vediamo questi ultimi due termini. Allora guardate,
In particolare noi abbiamo qua meno un quarto 2 sigma 2 sigma 3, va bene? Quindi sarebbe meno un mezzo di 2 sigma 2 che moltiplica sigma 3. E qua abbiamo sigma 2 che moltiplica sigma 3. E quindi vuol dire che c'è più un mezzo sigma 2 per sigma 3. Quindi tutta questa espressione la possiamo scrivere lasciando questo meno davanti come meno un quarto che moltiplica sigma 2 quadro più sigma 3 quadro meno due volte sigma 2 sigma 3. Ok? E allora capiamo che questo, no, è il quadrato di sigma 2 meno sigma 3. E allora questo lo possiamo ancora scrivere in questo modo: tau con n quadro più sigma con n meno mezzo sigma 2 più sigma 3 tutto quanto al quadrato meno, fatemelo scrivere così, un mezzo sigma 2 meno sigma 3 al quadrato. Allora possiamo fare, per vedere meglio il risultato che abbiamo ottenuto, possiamo fare così, tutto questo, no, ve l'ho detto, è uguale a 0, possiamo prendere l'ultimo termine e portarlo, cambiare segno e portarlo dall'altra parte. E otteniamo finalmente questa equazione. La scrivo qui, tau con n quadro più sigma con n più un mezzo sigma 2 più sigma 3 tutto quanto al quadrato è uguale a un mezzo sigma, sigma 2 meno sigma 3 al quadrato. Allora, questa quantità la possiamo chiamare C, questa quantità la possiamo chiamare R, e poiché stiamo considerando, no, il fascio di piani intorno all'asse 1, queste le chiamiamo C1 ed F1 rispettivamente. Termini, voglio dire, questa equazione ha questa faccia alla fine, tra n quadro più sigma con n meno c1 al quadrato è uguale a r1 al quadrato. Questa che vi fa ricordare l'equazione era così, è l'equazione di un cerchio di raggio R e centro C lungo l'asse delle X. Quindi se prendiamo un sistema di riferimento, un piano
fatto così, dove sull'asse orizzontale ci mettiamo le sigma i e le sigma n, e su quello verticale le tau n. Bene. Possiamo per prima cosa identificare il centro del cerchio, bene, C1, il raggio del cerchio, e quindi tracciare questo cerchio. Ok? Allora immaginiamo che noi abbiamo detto, i tre valori delle tensioni principali, dove stavano scritti? Forse stanno là sopra, questo qua. Sigma 1 maggiore di sigma 2 maggiore di sigma 3, eh? Quelle sono le tensioni principali, naturalmente sono tensioni normali, quindi sono valori che stanno su questo asse, d'accordo? Allora immaginiamo che questi siano i valori, per esempio questo è più piccolo, sigma 3, questo è il valore medio, sigma 2, e questo è il valore più grande, sigma 1. Bene. D'accordo? Allora, questo centro C1 è il punto medio tra sigma 2 e sigma 3, lo vedete? Quindi devo trovare tra sigma 2 e sigma 3 il punto medio, mettiamo che sia questo, più o meno ci sia, eh? Questo sarà il centro C1. E poi abbiamo il raggio, che è la metà tra i valori di sigma 2 e sigma 3. Sigma 2 meno sigma 3 sarà appunto il diametro, il raggio è la metà del diametro, quindi è, questo è sigma 2 meno sigma 3, il raggio è questo, vedete? E quindi questa espressione ci esprime geometricamente su questo piano un cerchio. Ovviamente io mi disegno solo mezzo perché sennò poi il disegno non viene bene, ma il cerchio è completo, è un cerchio completo, sia nel quadrante, nella parte positiva che nella parte negativa, il cerchio è completo. Questo è il cerchio associato alle normali, ai piani che stanno girando, che descrivono il fascio sull'asse 1. L'asse M1. Bene, che cosa dice questo? Alla fine che cosa dice, sta dicendo questo grafico e questa espressione qui? Che se io, questo è il mio asse 1, abbiamo detto era l'asse verticale, va bene? Se io prendo un piano qualsiasi che contiene completamente questo asse, bene, appartenendo cioè al fascio di piani intorno a questo asse, ne vedo uno, va bene? E mi vado a calcolare su questo piano, adesso poso l'asse, tengo solo il piano, mi vado a calcolare la tensione normale a questo piano e la tensione tangenziale, va bene? Questi due valori saranno sicuramente un punto di questa circonferenza, sicuramente, va bene? Chiaro? Sicuramente sarà un punto di questa circonferenza. Al variare cioè del piano che io sto prendendo, mi cambierà la sigma n, mi cambierà la tau con n, però stanno descrivendo una circonferenza. Va bene? È chiaro? Benissimo. Abbiamo fatta una, lo dovremmo fare anche considerando il caso in cui n2 è uguale a 0 e n3 è uguale a 0, e alla fine troveremo tre circonferenze. Adesso vediamo due. Queste tre circonferenze si chiamano i cerchi di nodi. Bene. Allora, facendo un po' di pulizia sulla lavagna, e cioè eliminando diciamo i vari passaggi che abbiamo fatto per giungere all'equazione finale, che in realtà era questa qui, riportiamo questa equazione direttamente qui, eliminando tutta questa parte qua, va bene?
è così, e quindi questa espressione ci descrive un cerchio nel piano sigma n tau con n, ed è un cerchio il cui centro è questo e il raggio è questo, ok? Ci siete? Sì? Vado avanti? Vado avanti? È chiaro? Va bene, a questo punto io dico, bene, considero allora, come vi avevo accennato prima, il caso in cui l'n2 è uguale a 0. Ecco qua l'espressione di n2, la vedete, sta qui sopra sulla lama. Allora, considero il caso in cui n2 al quadrato, ovviamente, è uguale a 0. Va bene? Per essere uguale a 0 vuol dire che il numeratore è sicuramente 0, va bene? E quindi deve succedere che 0 è uguale a tau con n quadro più sigma con n meno sigma 1 che moltiplica sigma n meno sigma 3, va bene? Beh, qua dobbiamo fare esattamente tutti gli stessi passaggi che abbiamo fatto prima, devono cambiare qualche indice, ma insomma i passaggi sono uguali, e alla fine di tutta questa storia giungeremo a questa equazione, va bene? Cioè aggiungeremo l'equazione tau con n quadro più sigma con n più mezzo di, invece di sigma 2 più sigma 3 avremo sigma 1 più sigma 3 al quadrato uguale a un mezzo di sigma 1 meno sigma 3 tutto quanto al quadrato, e quindi possiamo introdurre la quantità C2 che sarà un mezzo di sigma 1 più sigma 3 e la quantità R2 che sarà un mezzo di sigma 1 meno sigma 3, e quindi questa equazione qua ci descrive un altro cerchio, bene? Ed è un cerchio che ha il centro del punto medio tra l'1 e il 3 e il raggio è esattamente la metà della distanza tra i due autovalori sigma 1 e sigma 3, quindi 1, 3 è questo, eh? Il centro mettiamo sia questo più o meno, immaginiamo che sia questo è C2, lo vedete? Il raggio è questo, sigma 1 meno sigma 3 è il sigma 1 meno sigma 3 è il diametro, va bene? E quindi possiamo disegnare questo cerchio questo è il cerchio che corrisponde, che è associato alla condizione che n2 sia uguale a 0, va bene? Cioè tutti i punti che appartengono a questo cerchio sono le tensioni normali e le tensioni tangenziali, norme delle tensioni tangenziali, delle tensioni che agiscono sui piani che appartengono alla stella di direzione 2 dell'asse 2. Va bene? Non abbiamo finito, ma abbiamo capito come vanno, come stanno procedendo le cose, quindi a questo punto poniamo n3 uguale a 0, guardiamo la terza espressione e dobbiamo porre come al solito il numeratore uguale a 0, questa espressione qui uguale a 0, e quindi la condizione è 0 è uguale a tau con n quadro più sigma n meno sigma 1 sigma n meno sigma 2. Facciamo i passaggi come nel caso precedente e alla fine otterremo questa equazione qua, tau con n quadro più sigma con n più un mezzo di sigma 1 più sigma 2 al quadrato tutto uguale a un mezzo sigma 1 meno sigma 2.
ancora una volta definiamo il centro del cerchio che sarà il C3 e il raggio del cerchio sarà R3, il centro sarà un mezzo di sigma 1 più sigma 2 e il centro e il raggio un mezzo di sigma 1 meno sigma 2. Va bene? Ci siamo? E alla fine possiamo trovare l'ultimo cerchio. Abbiamo detto che il centro è il punto medio tra l'1 e il 2, questo è l'1 e il 2, il punto medio mettiamo sia questo, più o meno, ok? Questo è il C3, lo scrivo qui, se no si confonde. Come al solito disegnerò solo il mezzo cerchio, va bene? Il cerchio avrà un diametro che è sigma 1 meno sigma 2, e lo andiamo a disegnare. E così abbiamo disegnato questi tre cerchi, i cerchi di Mohr. Ovviamente, vi ripeto, questi sono i cerchi in cui se uno prende un punto qualsiasi, per esempio di questo cerchio più grande, un punto qualsiasi di questo cerchio più grande ci dice che la tensione normale e la tensione tangenziale su quel fascio nella direzione dell'asse 1, della direzione principale 1, appartiene sicuramente a questo cerchio. Questa rappresenta una tensione, le due componenti di una tensione che sta sul piano appartenente a quel fascio di piani. Beh, questa è la... Se lo prendiamo su quest'altro, appartiene a un altro fascio di piani, e quest'altro è la tensione normale tangenziale a un terzo fascio di piano. Direzione principale 1, direzione principale 2, mettiamo direzione principale 3. Ma se uno volesse considerare una direzione generica n che non è ortogonale a nessuno dei piani che appartengono a questi fasci, che succede? Che succede? Cioè, voglio dire, se la n la prendiamo generica, in maniera tale che né n1, né n2, né n3 sono 0, che cosa accade? Beh, vediamo. Ovviamente è evidente che queste tre quantità sono sempre tre quantità che sono maggiori di 0, vedete? Perché sono quadrati, quindi per forza devono essere maggiori o più uguali a 0, non può essere diversamente. Bene, allora questo è sempre maggiore o uguale a 0, questo è sempre maggiore o uguale a 0, questo è sempre maggiore o uguale a 0. Ok. Allora, vediamo il denominatore nel caso della N1. Avendo messo in ordine gli autovalori sigma 1, sigma 2 e sigma 3 in questo modo, che sigma 1 è più grande di sigma 2 e più grande di sigma 3, d'accordo? Che cosa accade? Che questa quantità è maggiore di 0 e questa quantità è maggiore di 0. Quindi vuol dire che questo numeratore è sicuramente sempre maggiore o uguale di 0. Va bene, allora io trasferisco questa condizione qua nella prima equazione. Allora, sto ovviamente considerando il caso in cui